bene all'inflazione a luglio. Secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,1% nei confronti di luglio 2013. Era più 0,3% a giugno. Lo rende noto l'Istat. Il calo mensile dell'indice generale è da ascrivere principalmente ai ribassi dei prezzi della frutta fresca e dei vegetali freschi, su cui incidono fattori di natura stagionale. Scende ai minimi il costo del cosiddetto carrello della spesa, ossia di quei beni ad alta frequenza di acquisto, come gli alimentari e i prodotti per la cura della casa e della persona.